Ciao a tutti Cuggi e ben ritrovati dal vostro Andrelink91 su Yo-Kai Watch 2 Spiritossi finale, l'ultimo episodio prima dell'uscita di Yo-Kai Watch 2 Psicospettri. Siamo alla serie Iraconda, la serie più difficile dell'intero gioco, ci sono i boss più forti e vi si potrà accedere solo dopo aver sfidato alcuni boss necessari, tipo il Paradiso Divino e i boss segreto del portale Bizzarro. Dunque, il team per la prima lotta il team è sempre lo stesso. Comunque sia, questa sarà una battaglia che ho già fatto, la sto narrando dopo averla completata, perché davvero ho provato a narrarla mentre giocavo, ma si è rivelata una cosa impossibile. In totale non so quante ore ci ho messo per registrarla tutta, perché ho perso diverse volte contro l'ultimo boss che avete visto in copertina, ovviamente, quindi sapete che è Nerorco, il boss più difficile di tutto il gioco, anche di Gattiva. L'unico yokai che secondo me potrebbe darci davvero più filo da torcere di quello sarebbe il re Enma, però come sappiamo non è uno yokai sfidabile in questi giochi e nessun altro per il momento. Ad ogni modo, il primo boss era Mani Più, la lotta è semplicissima. Non gli ho rotto le lanterne perché me le ha lanciate lui. E sinceramente, rompere le lanterne non è che sarebbe servito a molto. Certo, potevo evitarmi qualche danno, ma gli yokai si ricaricano tra una lotta e l'altra, quindi insomma non era un grandissimo problema. Il secondo yokai, se non sbaglio, è eccolo qua, Tifocchio, che appunto si trova dietro i portali bizzarri, dopo aver raccolto 100 sfere bizzarre. 100 sfere del portale, in totale 105 veramente, che sono 5 per aprire la porta che conduce ad altre 4 porte più la porta grande, di cui ho fatto anche un video, se lo andate a vedere magari ve lo lascio nei commenti se mi ricordo. Ad ogni modo, ve lo lascio in descrizione, non nei commenti. Ad ogni modo, la prima cosa da fare contro questo boss, possiamo decidere noi cosa attaccare, non è importante, però se vogliamo evitare danni inutili chiudiamogli prima gli occhi sulle mani e poi dopo lo attacchiamo all'occhio al centro. Tanto non dovrebbe riaprirle, mi pare, gli occhi sulle mani, quindi possiamo attaccarlo quanto vogliamo. Non li riapre a meno che non chiudiamo anche l'occhio al centro, che si può chiudere. Quindi se chiude tutti e tre gli occhi può essere che li riapre. Ad ogni modo l'abbiamo sconfitto molto facilmente, andiamo alla terza battaglia che è contro Timon. Timon è un boss del Paradiso Divino. Allora, non è difficile, ma è fastidioso. È un yokai molto fastidioso perché, a parte il fatto che ti incanta senza usare il suo attacco speciale. Il suo attacco speciale è cascata. Non mi ricordo come si chiama. Ad ogni modo, ti attacca sempre lo stesso yokai che hai su quella zona. Tra le tre zone ne scegli una e per diversi turni il vortice d'acqua ti attacca. Ad ogni modo, la cosa più fastidiosa di questo yokai è che ti può incantare facilmente e che ha il timone. Se lui mette il timone, a meno che non glielo distruggi, ti può girare la ruota yokai a suo piacimento. La lotta è stata abbastanza facile e l'ho sconfitto abbastanza velocemente. Comunque sia, gli yokai che vedete qua non sono quelli definitivi. Ho voluto provare a fare la boss rush con questa squadra perché io sono molto testardo. Diventa una cosa di principio per me se non riesco a fare una cosa. Come ad esempio contro Gattiva. Perché ci ho perso tutte quelle volte? Contro Gattiva ci ho perso tutte quelle volte, oltre a prendermi gli scarsissimo che arrivavano a caso da gente che non ha mai giocato a Yo-Kai Watch e lo so perché le conosco. Me l'hanno fatti conoscere, ma va bene. Ad ogni modo, non è che mi dava fastidio, però ho perso tutte quelle volte contro Gattiva proprio perché, miseria, il ventilatore, mo si casca. Ho perso perché usavo gli stessi yokai della storia e non andavano bene per sconfiggere un boss come Gattiva. Un boss davvero davvero difficile. Dopo mi sono reso conto, ho iniziato a provare altre combinazioni di yokai e meno male che l'ho fatto, perché sennò stavo ancora lì a combattere contro Gattiva. Poi vabbè, qui abbiamo Flippa e Floppa che non sono particolarmente forti, ma sono anche loro fastidiose, specialmente per il fatto che incantano di continuo, si potenziano continuamente grazie a Nemesi di Flippa e Nemesi di Floppa, e la cosa più fastidiosa è la pietra del tempo. Ogni qualvolta una va a terra, l'altra subito aziona la pietra del tempo. Possiamo romperla facilmente con lo spillo, e l'ho scoperto
dopo molto tempo l'ho scoperto. Mi sembra quando l'ho affrontato sul Paradiso Divino, se non sbaglio. O all'ultima battaglia della storia, non ricordo sinceramente quale delle due. Comunque sì, abbiamo fatto anche questa lotta e andiamo contro il quinto boss, sì, che è Terror Dama. Terror Dama è davvero forte, molto più forte di quanto non sia del Paradiso Divino. Ci ho perso una volta contro di lei, per fortuna solo una, appunto cambiando squadra, che adesso vedremo a breve. E lei è come Decadama, è uguale, è solo più forte, ha una colorazione diversa, è più stronza, perché comunque sia, poi il fatto è che l'abilità controlla livello, ti ruba un livello al tuo yokai e quindi scende di un livello, ma non è che lo yokai evocato è di livello 1, no, sarebbe troppo comodo, è di livello 99, mentre tu ti ritrovi con il tuo yokai a livello 98, perché? Perché sono cattivi. Quelli della level 5 sono molto stati cattivi, specialmente in questa Yokai Watch. Sono stati davvero davvero cattivi, ci penalizzano come non mai. E la bossa con, la lotta contro Nerorco sarà una cosa impossibile, a meno che non usiate gli stessi yokai e la tattica che ho usato io. Ho visto altre due lotte dopo la mia, gli yokai che hanno usato, e devo dire che... Insomma, Abdallah Smash, che è uno dei miei youtuber preferiti per quanto riguarda i giochi Nintendo, è stato furbo. Mentre John Awesome ha avuto una botta di culo tremenda come me. Io ho avuto moltissimo culo nell'ultima lotta, perché ci ho perso 10 volte contro Nerorco. Ci ho perso 10 volte. E le ore passate a ricombattere tutte quante le lotte della serie Graconda per poi arrivare a Nerorco e riperdere. Contro Koros, che vedremo in questa prossima lotta, ci ho perso solo questa volta che vedete qui e poi basta. Ci ho perso una sola volta, non ci ho perso altre volte. Anche lui l'ho fatto sempre, le altre 9 volte l'ho fatto sempre di fila. Ah, eccolo qua. Più forte dello yokai che viene dopo. Non so come sia possibile, ma è più forte. Inoltre, sinceramente Yokai Watch 1 l'ho giocato molto, ma non l'ho mai approfondito a livello di yokai. Voglio dire, non mi sono fatto amico molti yokai sul primo, però uno mi ha detto che ha come amici Koros, Nerorco e Bluetooth, mi sembra, o Gilgador, non so di preciso chi le tre. Non mi ricordo, è un commento che ho letto proprio di sfuggita, veloce veloce, perché non avevo tempo che stavo giocando. Ad ogni modo, come vedete, ho già cambiato team, praticamente ho fatto i Nian. Sono andato con un team di Nian perché... Allora, il problema è uno, si possono cambiare yokai tra una battaglia e l'altra col comando salva. Ed è quello che ho fatto l'ultima volta che ho affrontato la serie Raconda, ovvero quella in cui ho sconfitto Nerorco. Per combattere Koros ci vogliono yokai non difensivi ma offensivi, mentre per la battaglia contro Nerorco ci vogliono yokai difensivi. Chi dice che l'attacco è la miglior difesa non ha mai giocato a Yokai Watch 2 e non ha mai fatto la serie Raconda. Perché sinceramente, vedendo queste lotte e paragonandole a quelle che ho fatto nella storia in game, la differenza è enorme. Pensare che io abbia avuto la possibilità di vincere con il team che avevo prima, che a rivederlo ora è una merda. Sinceramente il team che avevo prima fa schifo davvero tanto, e confrontarlo con il team che ho messo in piedi per la boss rush mi fa capire quanto facili siano le vittorie, le battaglie in game. Allora, ora mi spiego una cosa. Sailor Nyan non è mia, me l'hanno prestata solo per questa lotta, ok? Non è mia, non ho il codice per riscattarla dall'eShop, non ce l'ho nel gioco, l'ho ridata subito appena finita questa lotta, quindi non mi chiedete Sailor Nyan, anche perché non scambio, ok? Non scambio, per un bel periodo di tempo non scambio, poi se ho voglia, quando avrò qualche iscritto in più, farò qualche giveaway in live. Ad ogni modo, per il momento non scambio nulla. Mi dispiace, ma va così. A questo punto ho messo in squadra
Robonian, che era un buon difensore, ma poi l'ho cambiato, vedremo anche con chi. E un Senilfior. Ora, Senilfior, devo davvero dire che è lo yokai per guarigione più potente del gioco. Non ha rivali, forse Zia Cora. Forse l'unica che può contrastarlo è Zia Cora. Contrastarlo nel senso di a parità di potere e di guarigione. Perché davvero Zia Cora rianima anche lei gli yokai caduti in battaglia. Come Senilfior. Ah, mo sì che voglio ride. Questa lotta è contro Bluetooth. Contro Bluetooth, ragazzi, pare strano. Avevo... ecco, il team lo vedete qual è? Allora, Sergente Quadro è indispensabile se riesce a rimanere in vita. Intanto avete visto anche le essenze che uso. E... Termaiale l'ho messo perché ha pelle di porco. E pelle di porco di mezzi danni, ma poi nella lotta finale l'ho tolto perché non poteva più essere neanche lui. Ora, Robonian. Robonian contro Bluetooth è debolissimo perché Cascate, guardate quanti danni gli fa l'attacco Cascate. Ma la cosa strana è che Bluetooth, ragazzi, l'ho sconfitto al primo tentativo. E non ci ho più perso. Bluetooth, non lo so com'è stato possibile al primo tentativo. E poi, non lo so, boh. È andata benissimo, è andata. Anche perché col team che ho messo in piedi dopo, sono ripartito praticamente dalla battaglia con Koros l'ultima volta. E ho cambiato il team che poi vedrete nella battaglia finale contro Nerorco. Devasto totale sugli Ioni. Non hanno potuto fare niente. Sergente Quadro, secondo me... volevo fare video anche su come trovarlo, ma poi mi sono perso. Non l'ho fatto, boh, non so neanche io perché. Sergente Quadro è utile se riesce a rimanere in vita. Si potrebbe dare supporto a lui mettendogli vicino Senilfior, che Senilfior cura di continuo. Senilfior, appena vede che c'hai almeno 100 punti di danno, tra i 50 e i 100 punti ti cura. Quindi è utilissimo in combo con Senilfior per fare appunto vittoria che ti aumenta tutte quante le statistiche. Davvero utile Sergente Quadro. Non credevo potesse rivelarsi davvero uno yokai così buono. Vabbè, qui ho tagliato perché sennò la lotta era davvero troppo lunga. Ci ho messo 25 minuti, mi sembra, per sconfiggerlo. È stata lunga, ma è stata anche abbastanza facile, devo dire. Mi ha mandato a tappeto solo due yokai, come vedete. E quando l'ho sconfitto, davvero non ci credevo. Dico, ma davvero l'ho fatto con una volta sola? Poi dopo ho messo in piedi il team. Sì, lo so, continuo a ripetere sempre il team che vedrete nella lotta contro Nerorco, ma... è davvero particolare. È davvero, davvero particolare. Ed è quello che mi ha fatto ricredere su Senilfior. Ho pensato... Senilfior è un ottimo curatore. E se per caso lo usassi in combo con un altro Senilfior? Ed è quello che mi ha fatto vincere. L'ultima volta. È davvero quello che mi ha fatto vincere. Ma fra poco vedremo. Intanto Bluetooth continua a fare cascata, ma Termaiale e Omblu l'hanno massacrato, divelto, spaccato, rotto, distrutto. A primo tentativo. Bello, 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 bello. Ed ora... l'ultimo boss della serie Iraconda, indiscusso re di Yo-Kai Watch 2, Nerorco. Se noi andiamo a confrontare Gattiva e Nerorco, Nerorco tipo è 5 spanne sopra. So che non si dice 5 spanne sopra, ma è 5 spanne sopra. Si dice una spanna, ma Nerorco è proprio è il top del top, è il boss più difficile di tutto quanto Yo-Kai Watch 2. La cosa bella e utile è che primo lui attacca, o meglio, tutti gli yokai in genere attaccano chi sta facendo il potere, l'energy max. Chi fa l'energy max viene sempre preso di mira, ma lui non incanta ed è un attaccante fisico, oltre che un buon difensore. Non è più difesa che attacco Nerorco, però è andata bene. Devo ammettere, la decima volta è andata bene. E non incantando, questo yokai ti rende tutto molto più semplice, davvero. Non credevo fosse possibile, ma ti rende tutto molto più semplice. Ecco,
Mazzata paurosa, io sinceramente mi sono accorto che lui mira, o meglio, tutti quanti gli yokai mirano chi sta facendo l'Energy Max per puro caso. Per tre volte di fila, mentre caricavo, lui puntava allo yokai che stavo caricando l'Energy Max. Allora ho capito, ma ho fatto la prova. Vuoi vedere che questo mi attacca a chi faccio con lo yokai con cui faccio l'Energy Max? E questo è un altro punto a mio favore che mi ha fatto vincere la battaglia contro Nerorco. Davvero ragazzi, io sono rimasto allibito quando ho visto che la tattica stava funzionando e ho registrato praticamente le fasi finali della lotta, gli ultimi 3-4 minuti, perché non potevo davvero stare a registrare tutta, ci ho messo mezz'ora per arrivare qui a questo punto e mi avrebbe solo occupato un casino di spazio nell'hard disk. Praticamente la mia tattica era 2 Senilfior, Shogunian, Homebrew e Sergente Quadro e Fuimuro. Fuimuro è un difensore potente e con Senilfior stavo sempre tranquillo perché primo si curavano a vicenda e curavano anche Fuimuro. Inoltre avevo tre essenze che mi permettevano di curare gli yokai alleati e quindi è stata davvero fantastica sta cosa. Perché mi ricaricavano il Fuimuro, Fuimuro ricaricava Senilfior, Senilfior ricaricava l'altro Senilfior e l'altro Senilfior aveva un'altra essenza che ricaricava Shogunian. Quindi alla fine, appena avevo un attimo l'Energy Max di Shogunian carico, dopo che ovviamente che Nerorco mi ha attaccato con il suo Energy Max, andavo su Shogunian, attaccavo, rigiravo Shogunian che intanto aveva preso qualche danno e poi rimettevo Fuimuro, Senilfior e Senilfior. Ragazzi, è stata una tattica vincente, mi ha permesso di vincere anche con un po' di fortuna perché davvero... è successa una cosa praticamente. Mi sembra qui. No, allora è successa già prima. Come ho detto appunto, sto narrando dopo aver giocato. Allora, adesso intanto faccio la bait per Nerorco che mi attacca Fuimuro. E Fuimuro, intanto sì, anche solo preparando l'Energy Max senza effettuarlo, ti attacca comunque sia. Non so perché il computer venga indotto a pensare che debba attaccare lo yokai che ha l'Energy Max. Probabilmente è una tecnica di gioco che la level 5 ha scelto per farti, tra virgolette, dare una mano, farti trovare tattiche diverse e aiutarti a vincere. Ad ogni modo, volevo dire che praticamente un Senilfior era senza Energy Max, Fuimuro era a terra, l'altro Senilfior lo stavo caricando con l'Energy Max, ha preso un colpo. Stava per prendere anche il secondo, perché l'altro Senilfior non l'aveva ricaricato. Il secondo colpo lo missa e vado con l'Energy Max. Proprio ho avuto paura. Davvero tanta paura lì, perché stavo anche per spegnere il 3DS. Dico, ecco, oramai ha fatto, mi ha battuto. Stavo per premere il pulsante di spegnimento quando vedo che manca l'attacco, dico... Oh, che bello, non ho sprecato mezz'ora inutilmente a combattere contro Nerorco. Che culo. Ci vuole sempre un pizzico di culo quando si gioca, ragazzi. È indispensabile, e Nerorco ne è la prova. Ecco, praticamente è sempre così ho fatto. Mentre faceva mazzata paurosa, lo baitavo con Fuimuro. Baitavo sarebbe... lo prendevo in esca con Fuimuro. Qualche volta Fuimuro ci lasciava le penne, lo ricaricavo con Senilfior e andava tutto quanto bene. Vi lascio a questa fase finale, ci rivediamo fra poco. È andato anche lui! Grande! Shogunian e la sua lama buona, perché non è buona lama, è lama buona. Parte le battute, è fatta, ci ha aiutato tantissimo, non ci sono più boss da combattere. Nerorco, grazie per la splendida lotta, per tutte le imprecazioni che mi hai fatto cacciare durante la nostra sfida. E questo conclude finalmente, posso dire con molta gioia, Yo-Kai Watch 2 Spirit Oss. Andiamo a vedere i tre ioni. Vabbè, Coros lo sapevo che attaccava i sogni dei bambini.
Comunque sia, ragazzi, io vorrei ringraziarvi tutti per il sostegno mostratomi in questa serie, che è stato davvero tanto. E vi ringrazio a tutti quanti i commenti che mi avete fatto riguardo a quanto io sia scarso. È stato davvero incoraggiante leggere quei commenti, ti fortificano proprio nell'animo. E non mi avete detto però come migliorare. Quindi, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo video. In descrizione trovate il link per Twitter, e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Noi ci vediamo domenica, prima della pausa. Bye bye!